lo sport ci deve aiutare anche in questi momenti, in questo momento diventa un attimo di distrazione, è aggregante come nelle sue migliori espressioni. E andiamo avanti in ricordo di Adriano e tutte le persone che ci hanno lasciato in generale. Senti, un successo, 1000 atleti, mi diceva Mario Cascone nell'intervista, un fiore all'occhiello della Valle Caudina, ma non solo, perché riuscite ad assemblare tante persone, tanti atleti, ma soprattutto aumentate sempre di più. Sì, è vero, probabilmente riusciamo a lavorare sempre bene anno dopo anno e quindi abbiamo delle riconferme, vedo che i volti delle persone che vengono sono gli stessi e si rinnovano, quindi anche le società che vengono da più lontano, perché abbiamo tante società che vengono da fuori regione, quindi se affrontano un tragitto di diversi chilometri, percorrono a 10 chilometri, che nel nostro ambiente è una gara breve, quindi significa che c'è qualcosa in più nella nostra gara, che sia l'accoglienza, che sia il turismo, che sia la location della Valle Caudina, di Montesarchi e tutto l'ambiente che ci circonda. Un successo ogni anno e quest'anno persino più dell'anno scorso, nonostante ci siano nuove gare, nuovi eventi che coincidono con la data, però c'è una grandissima risposta dell'atletica leggera che vuole Montesarchio, anche perché sanno che quando si viene qui a Montesarchio l'organizzazione è all'altezza, al di là dei premi e di tutto il resto, ma c'è soprattutto quell'atmosfera dello stare insieme e l'accoglienza della comunità di Montesarchio, che non sempre è così, non sempre la si ritrova da altre parti, invece qui si ritrova questo aspetto e fa la forza di questo evento. Poi la Podistica Valle Caudina organizza in grande stile, ma non sono io a dirlo, basta vedere i numeri, perché i numeri sono, la matematica molte volte sa parlare, i numeri seguono la buona organizzazione, ed ecco perché quest'oggi, nonostante ci siano tanti eventi in concomitanza, questa gara ha fatto più del doppio di tutte le altre eventi che ci sono in Campania. Daremo a Teleton 50 centesimi per ogni pettorale, quindi abbiamo raggiunto 1000 atleti, devolveremo 500 euro a Teleton. Proprio sul palco ci sarà il delegato Teleton che ha un fac simile di un assegno che sarà compilato a firma della Podistica Valle Caudina. Ovviamente ringrazio nuovamente tutti gli atleti che hanno contribuito a raggiungere questa quota, questa somma, e poi sarà a nostra cura fare il bonifico reale in questi giorni.